anno fa, in verità ci conosciamo da tanto tempo, ma abbiamo iniziato a suonare insieme un anno fa per l'occasione di un corso estivo che tiene il nostro maestro, in questo caso di tutti e tre, perché Lorenzo nella nostra formazione suona la viola, ma in verità è diciamo un violinista, quindi noi tre studiamo con lo stesso insegnante, che appunto tiene un corso estivo, Officine Luciani, e per quell'occasione ci siamo uniti per fare corso di quartetto con lui. E da quell'esperienza ci siamo appassionati e abbiamo continuato. Sporadicamente, circa una o due volte al mese, con l'obiettivo di preparare dei concerti e dei concorsi, fino ad arrivare poi a ragionare un pochino più in grande e a iscriverci a questo corso per cercare di mantenere una certa continuità nella nostra preparazione. Quanto si suona meglio? Cioè, se hai qualcosa che ti dà la sicurezza, è come un direttore che ti dice entra lì, no? Se te lo dà male, tu non sai dove entrare. Se te lo dà bene, tu suoni meglio, no? Suoni meglio di quello che sapevi fare, di quello che credevi di saper fare in quel momento lì. Questa è la cosa. Prevalentemente da sole, diciamo, perché le lezioni alla fine sono molto distanti l'una dall'altra, non più di una al mese, e quindi di diciamo gestire tutto questo tempo che c'è tra una lezione e l'altra in maniera indipendente, provare a metterlo a frutto, diciamo, da soli, senza essere seguiti volta per volta, che sia proprio questa l'esperienza interessante di questo corso. Come se fosse un gioco fatto mettendo insieme pezzi di giochi di Lego diversi che non stanno insieme, però stanno insieme, no? Cioè sono combinabili, danno origine a una cosa che non era stata pensata, ma che produce comunque un risultato. Motivo in più per metterci alla prova anche da soli e cercare di spronarci verso il raggiungimento di qualcosa che aspettiamo possa essere grande, quindi insomma, un futuro da musicisti in quartetto tutti insieme possibilmente. Sarebbe bellissimo. No, nel senso, prima di A, la battuta prima di A, io ho praticamente la scansione ritmica. Però devi favorire questo fatto. Ecco, ma lo favorisco io a lui. Sì, giusto. Sì, certo. Oggi è stata la prima lezione e devo dire che non ci vedevamo con Fulvio dall'estate. Iniziava a mancarci. Il quartetto ha tutti i suoni, molto più dell'orchestra. L'orchestra li esprime in maniera evidente, no? Quasi materiale. Il quartetto è capace di suggerirli ed è molto più potente questa cosa. E per quello che il pianoforte è debole, che anche il pianoforte non ha suoni, però ha la capacità di suggerirli, per cui alla fine è quasi più bello sentire le cose ridotte al pianoforte quando sono per grande orchestra, perché lì hai una suggestione che l'orchestra ti mette di fronte a un fatto compiuto, perché sono diversi. È bello questa cosa. No, è stata una lezione molto produttiva perché comunque noi siamo arrivati con un brano, si dice? Adessence. Oh. Che avevamo già studiato con lui e che quindi abbiamo avuto modo di eseguire nuovamente per sentire un po' come stava andando lo studio nostro individuale, il nostro studio individuale di quartetto.
E poi abbiamo sperimentato il primo tempo di dell'opera 135 di Beethoven, che invece era un brano nuovo, inedito per noi. Una cosa a noi completamente sconosciuta, completamente nuova, la prima volta che affrontiamo Beethoven e per assurdo, diciamo, per assurdo. Abbiamo, cominciamo dall'ultimo quartetto invece, dai primi, dall'ultimo. Ci sta piacendo molto. Ci sta piacendo molto. La lezione di oggi è stata molto positiva e abbiamo ricevuto chiare indicazioni che già, secondo me, nelle nostre menti sappiamo come gestire per poter fare una migliore persona. Però è un'esperienza completamente nuova per noi, è proprio un nuovo punto di partenza. Dopo, devo dire, una bella maturazione tra l'ultimo corso delle officine e questa prima lezione. È una cosa psicologica. D'anima, bisogno del mondo, cioè è una cosa che ha un malessere. Tenuta dal maestro Luciani e Motterle, hanno presentato la sesta sonata al pianoforte e violino di Beethoven all'Università di Cocca. È stato molto interessante anche perché hanno analizzato proprio la partitura e studiando noi appunto un quartetto di Beethoven ci è stato anche utile per poi lavorare sul quartetto, trovando anche delle analogie, delle somiglianze, e quindi è stato molto interessante. Poi la domenica successiva alla conferenza c'è stato il concerto, bellissimo. C'era più di una persona che diceva, in piano da dire, insomma, che peccato che questo facciamo non c'è più, sembra più poco, dovrebbero rimettersi insieme, eccetera. 10 anni dopo, senza aver mai sentito niente di simile, io sono rimasto stupefatto. Stessa carta nelle occasioni in cui è lui a doversi offrire come riferimento da tutti gli altri. Non è che uno fa riferimento e gli altri vanno dietro. Qui sono 4 parti che hanno uguale dignità e nessuna di queste potrebbe mancare e ognuna è completamente diversa dall'altra. Quindi c'è uno che è più riferimento degli altri, un altro è un riferimento in sottordine, però magari è il riferimento della psicologia espressiva in quel momento, eccetera eccetera. Quindi ognuno ha una carta da giocare e ognuna di queste è essenziale. Ciao, noi siamo...